Hello guys, welcome to our Resolve channel. Today I'm gonna show you how to make Italian impasto or pizza dough with my Italian friends Riccardino. He's a very good pizza elo. Bondura, ajke ami dekhabo kibhabe apnara Italian pizza impasto banaben ba Italian impasto kibhabe banano hoy. Tahole apnara jinishta Bangladeshe jara achen taro jinishta dekhe shikhte ba bujhte parben. Jai hok, let's begin, start with my friends Riccardino. Qui presentiamo, facciamo vedere come si fa un impastino per la pizza in teglia. Elenchiamo rapidamente gli ingredienti. Abbiamo 10 g di farina già pesati, 200 g di olio, 200 g di sale e 50 g di lievito, quello secco istantaneo, e ne mettiamo poco perché il nostro impasto ha una lievitazione dalle 48 alle 72 ore e abbiamo già pronti già 8 litri di acqua perché idratiamo la farina all'80%. Possiamo subito iniziare a mettere la farina nell'impastatrice, la mettiamo tutta insieme assicurandoci che siano 10 litri precisi. Mettiamo 50 g di lievito, possiamo abbassare qui per far partire l'impastatrice alla prima velocità, per far amalgamare bene lievito e farina e mandare tutta alla stessa temperatura. Questo deve girare sui 30 secondi più o meno, e non appena tutto bello amalgamato possiamo stoppare e mettere i primi 6 litri di acqua tutti insieme, indifferentemente da dove li mettiamo, tanto viene amalgamato tutto con l'impastatrice. Possiamo iniziare qua, sempre alla prima velocità, con 6 litri di acqua, ricordiamolo. Questo gira insieme poco tutto quanto. Poi, quando vediamo che comunque l'acqua inizia a sparire, perché la farina la sta tirando, cominciamo a mettere i restanti 2 litri un po' per volta, che dobbiamo tenerci fino alla fine. Aspettiamo che l'impasto tira. E quando iniziamo a vedere che la farina ha già una parvenza di impasto, possiamo mettere alla seconda velocità e far andare l'impasto da solo. Mi raccomando, non stoppare mai la macchina, l'impasto deve essere comunque sempre in movimento costante. Ovviamente vediamo qui che manca dell'acqua, che andremo ad aggiungere pian piano, un po' per volta. Iniziare a metterla, la metto sui bordi, sui lati, per tirare la farina che non ha preso prima da adesso. Allora, dopo 8-9 minuti in pasta girata abbiamo aggiunto altra acqua e ha preso una bella consistenza, ha fatto questa forma che nel gergo si chiama zucca. Adesso possiamo aggiungere gli altri ingredienti. Mettiamo l'impastatrice alla prima velocità. Mettiamo i 200 g di sale, li mettiamo tutti qua insieme e aiutiamo a farlo sciogliere con dell'acqua, prendendo tutto il sale che abbiamo messo e lo facciamo tirare bene. Ovviamente adesso si è smontato un pochino perché abbiamo aggiunto l'acqua e abbiamo abbassato la velocità. Dopodiché possiamo aggiungere 200 g di olio, li mettiamo qui insieme sempre alla prima velocità, lasciamo scolare bene per non perdere nemmeno un grammo di olio.
appena vediamo che l'olio è stato preso dall'impasto, piano piano possiamo mettere alla seconda velocità. Dobbiamo riportare l'impasto a formare quella famosa zucca e deve iniziare anche a scoppiettare, e dopodiché l'impasto è quasi pronto. Adesso vediamo che sta tirando gli ultimi ingredienti, sale, un pochettino d'acqua e l'olio, e inizierà adesso già a riprendere la tipica forma. Mi raccomando, non stoppare mai l'impasto, velocità costante, senza interruzioni, l'importante è quello. Già ha ripreso la sua forma perfetta, e se sentite questi rumori, questo scoppiettare, è l'impasto che sta venendo decisamente bene. Adesso lo facciamo girare in altri 5 minuti e aggiungiamo poi l'ultima parte di acqua per completare l'impasto e poi possiamo levarlo dalla macchina. Adesso che l'impasto è quasi pronto, aggiungiamo l'ultima parte di acqua, non tutta ovviamente, ne abbiamo messa un pochettino di più per emergenza. Adesso stoppiamo al volo l'impasto, prima velocità, facciamo girare 20-30 secondi alla prima velocità. Comunque vedete, una bella forma, una bella consistenza. Dopodiché possiamo fermare del tutto l'impasto, aggiungere l'acqua, che più o meno sono 200 ml di acqua, far ripartire la prima velocità, mettere subito alla seconda velocità, aspettare che rifà la zucca, che riprende la consistenza, e l'impasto è pronto. Finiamo tutto il processo così. Quella è l'acqua che è rimasta un pochettina, però noi la mettiamo sempre un po' di più nella brocca, per emergenza nel caso in cui dovesse servire, anche in base alle condizioni del tempo. Se fa troppo freddo ovviamente mettiamo un po' più di acqua per rendere l'impasto un po' più morbido, se fa un po' più caldo come in questi giorni mettiamo meno acqua per rendere l'impasto più duro, in modo tale che non si rovina durante la giornata o i vari giorni, anche perché il nostro allenamento lo vediamo dalle 48 alle 72 di lievitazione, comunque non sono poche. Per un impasto leggero l'importante è la lievitazione, non mettere troppo lievito, che comunque viene disperso durante i giorni di lievitazione. Tenere ad una temperatura costante l'impasto, per favorirne la lievitazione ovviamente. E adesso l'impasto possiamo dire che è pronto. Sentite questi scoppietti, questi rumori che fa l'impasto. Vuol dire che ha amalgamato bene l'aria anche al suo interno, e adesso possiamo tirarlo fuori dalla macchina. In questo momento la stoppiamo, mettiamo ad uno, ci aiutiamo con un coltello per tirarlo su. Adesso possiamo fermare del tutto, possiamo prendere il pasto, tagliarlo e metterlo nel contenitore, che poi verrà messo in frigo fino a quando non verrà utilizzato. Mi raccomando, tagliare bene l'impasto, non strapparlo per evitare che si rovini. Eccolo qua. E assicurarsi di togliere tutto l'impasto dalla macchina, che dopo si rimane dentro, si secca e si rovina, e dopo bisogna fare altri impasti magari, e trovarsi dei pezzi di impasto vecchio non è la cosa migliore. Ovviamente la impastatrice viene pulita ogni volta prima di fare ogni singolo impasto. Aggancio l'impasto per la pizza in teglia alla romana.